Siamo al caricatore di Gussago per parlare di Spiedo e lo facciamo con Andrea Trenti, presidente di ACR, l'Associazione per la Cultura Rurale. Nel 2014, come tutti sapete, lo Spiedo è stato tolto, cancellato, abolito da tutte le trattorie, da tutti i ristoranti d'Italia. Qui nel Nord Italia è una tradizione molto importante, molto sentita, molto seguita. La polenta con gli uccelli, la polenta con gli osei, come dicono anche i bergamaschi. Adesso c'è un'iniziativa che parte proprio dalla CR e che ce la spiega Andrea Trenti. Sì, come dici tu Beppe, in un momento molto negativo per l'economia bresciana e non solo, e negativo per un piatto tipico come lo Spiedo bresciano, abbiamo deciso di cercare di valorizzarlo e legittimarlo attraverso un'iniziativa regionale. Abbiamo proposto un progetto di legge di iniziativa popolare, pertanto coinvolgeremo la popolazione a prescindere che sia venatorio o meno, perché qui si tratta di difendere non la caccia, si tratta di difendere la caccia ma tutte le tradizioni rurali del nostro territorio, perché abbiamo intenzione su vasta scala di coinvolgere tutti, dalla popolazione, consiglieri regionali, sindaci e presidente della provincia. Non è un'iniziativa assolutamente politica, per cui estenderemo l'invito a qualsiasi forza politica, associazione o popolazione, e con questo progetto di legge vogliamo legittimare ancora lo Spiedo bresciano nei locali pubblici. Non a caso siamo qui al Caricatore, che è un locale pubblico, un posto di forti tradizioni proprio per lo Spiedo bresciano, anche perché è giusto, i ristoratori hanno bisogno di questo sostegno. Hanno bisogno di sostegno in un momento di crisi, parlavamo prima con alcuni rappresentanti, abbiamo scelto appunto questa collocazione come simbolo anche poi dello Spiedo bresciano come ristorazione, del calo che hanno avuto anche a livello economico dopo quel famigerato decreto 91 del 2014. Per noi è non solo simbolico, ma anche essere vicini alle persone, cercare di tutelare il nostro territorio a livello di tradizione, ma valorizzarlo anche a livello economico. È fuori di testa pensare che la politica o le istituzioni possano andare a vietare o mettere a repentaglio le tradizioni economiche di un popolo, un piatto così ambito ed esportato poi anche fuori dall'Italia, apprezzato ovunque, tant'è che ci sono state pubblicazioni in Australia, negli Stati Uniti, come proprio un piatto tipico bresciano. Pensare a questa esportazione, arriviamo al discorso bresciano locale, in cui in Italia si vieta addirittura la possibilità per le persone di, ripeto, mangiare una tipicità del nostro territorio. Ecco, tu stai parlando di una proposta di legge regionale, tecnicamente come verrà fatto? Verrà fatto appunto questa proposta di legge, ci sarà una raccolta firme, servono 5.000 firme per poter ovviamente portare a compimento questo progetto di legge, serviranno anche 3 sindaci che rappresentano almeno 25.000 abitanti e noi coinvolgeremo ovviamente tutti questi sindaci, coinvolgeremo i consiglieri, per cui vogliamo far sì che sia una proposta di legge che parta dal basso, parta dalla popolazione, parta dal territorio e non più dall'alto. Per far questo appunto abbiamo deciso di iniziare questa diciamo proposta di legge, cercando poi ovviamente di coinvolgere tutti. Coinvolgeremo ovviamente tutte le associazioni venatorie, non ci interessa avere la paternità di nulla, perché questo deve essere il progetto di tutti e delle persone poi di buon senso. In questo progetto di legge poi verrà specificato ovviamente un albo in cui saranno ovviamente presenti sia gli esercenti che aderiranno all'iniziativa, sia le associazioni venatorie e non solo, anche culturali o comunque che hanno dei cacciatori all'interno della propria associazione, per dare tracciabilità ovviamente delle specie che verranno esclusivamente donate, perché la legge ovviamente vieta il commercio e la vendita, per cui tutto ciò può essere solo donato in maniera gratuita ai ristoratori. Con questa donazione ovviamente il ristoratore stesso non farà pagare ovviamente l'avifauna che verrà poi cucinata, e facendo in questa maniera si può ancora riuscire a salvare almeno una tipicità del nostro territorio. Ricordiamo Andrea, cioè, che proprio nel 2015, che si è appena concluso, la tradizione dello Spiedo aveva visto coinvolgere tanti comuni della provincia di Brescia e anche di Bergamo, c'è stato un calo del 30% nella gente che usciva a mangiare. Cioè, parlavamo appunto prima anche con chi ci ospita, addirittura dice il 30, anche il 40 ci risulta di calo, ed è veramente pazzesco che le istituzioni non abbiano una sensibilità in un momento già di crisi economica di quantomeno valorizzare e tutelare quelle zone e quelle diciamo vocazioni così importanti anche a livello culinario, che sono storia e tradizione ma sono anche fonte di reddito e fonte di salvaguardia poi dell'economia locale. All'Expo 2015, che si è concluso a ottobre, si è parlato di cibo, di food, si è parlato di cavallette, di kebab, ma lo spiego
Spiedo assolutamente no. È veramente paradossale. Si commenta da solo a questa cosa. Abbiamo una comunità europea che vuol far sì che vengano importati dall'estero delle tipicità altrui, e fin lì, per l'amor di Dio, possiamo ragionarci, ma è paradossale che le tipicità locali che esistono da secoli, perché lo spiedo bresciano non è nato da 50 anni, esiste dal 1500, cioè voglio dire sono secoli di storia che semplicemente per dell'utopia, della miopia poi politica vengono ovviamente cancellati con un colpo di spugna. E a me piacerebbe che chi ha promulgato un po' questo progetto di legge, il decreto legge 91, venga sul territorio, venga da questi esercenti a capire la difficoltà che hanno in una situazione di crisi economica, quando compito delle istituzioni sarebbe quello di invece farsi promotori di tutela e di salvaguardia, ma anche di promozione di queste tipicità locali. Ecco, voi avete istituito un tavolo per presentare questo progetto di legge, del quale ne fa parte anche Vanni Ligasacchi, l'ex consigliere regionale. Sì, esatto, è un appartenente di ACR, una persona ovviamente molto conosciuta sul territorio bresciano, competente, sa come muoversi all'interno della burocrazia regionale. E questa è la dimostrazione che nella nostra associazione, oltre a esserci posto per tutti, le persone molto preparate come lui, che comunque hanno scritto poi la storia anche insieme ad altre persone in Regione Lombardia, sono i benvenuti nel nostro progetto di legge, sono i benvenuti nella nostra associazione, siano essi di destra, di sinistra, di qualsiasi schieramento politico o associativo. Noi l'abbiamo detto da quando siamo nati e lo continuiamo a dire: ACR è l'associazione di tutti, di tutte le associazioni, di tutte le persone, per cui noi siamo aperti a tutti. Quindi parte da questa sera questa iniziativa che dovrebbe riuscire in qualche modo a bypassare quello che è un divieto che oggi frena questa nostra tradizione. Un'ultima cosa, Andrea, tempi? Beh, i tempi sicuramente, noi adesso inizieremo ovviamente questo lavoro molto importante, ci sono 6 mesi di tempo per raccogliere le 5.000 firme, che ci auguriamo di farlo ovviamente in un tempo molto più breve, ci auguriamo e lavoreremo per questo, per cui i consiglieri regionali, i consigli comunali che dovranno poi proporre questa delibera nei propri comuni lo facciano in maniera veloce, perché ripeto, l'economia bresciana e le nostre tradizioni non hanno troppo tempo di aspettare. Coinvolgeremo, come ho detto prima, anche tutte le associazioni venatorie, e se ci sarà la volontà veramente di tutelare le nostre tradizioni, sono certo che le cose avverranno anche in un tempo molto più. E anche noi di Caccia Dintorni saremo al fianco di ACR per sostenere questa grande battaglia. Grazie.